Finalmente, l'ha ricordato lei, ma io ricordo la strenua opposizione dell'ex governatore Rossi che aveva lanciato i suoi strali anche offensivi, no, verso il centrodestra, che poneva un problema che oggi il centrosinistra è costretto a riconoscere, cioè che gli immigrati che sul nostro territorio delinquono e che affollano le carceri, che comunque devono essere rimpatriati, per svolgere queste rimpatrie, tutte le procedure più velocemente, abbiamo bisogno di un CPR anche in Toscana, perché altrimenti, andando poi nella pratica, questi immigrati che delinquono e devono essere rimpatriati, devono essere accompagnati molto spesso da due pattuglie della polizia o dei carabinieri, fino in Calabria. Questo significa impegnare delle nostre pattuglie, due pattuglie per un immigrato che viene espulso. Quindi impegnare due pattuglie per ben 2 giorni, perché lo devono accompagnare e poi tornare indietro, distogliendole quindi al lavoro sul territorio. I nostri territori stanno implodendo per quanto riguarda la questione della sicurezza. Lo ricordava anche lo stesso prefetto di Firenze: più del 50% dei reati sul territorio sono commessi da stranieri extracomunitari. Quindi finalmente, eppur si muove direi qualcosa anche in Toscana. Il centro-sinistra, tutto, perché ho visto la conferenza stampa a cui hanno partecipato tutti i sindaci, anche di sinistra, il governatore Giani, sono arrivati a più miti consigli, hanno capito che quella è una proposta concreta che la Lega ha sempre sostenuto.